Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo di accessori o anche comunque ricambi per la nostra macchina. In questo caso parliamo di un Audi A4 8K del 2010 che andiamo a modificare oggi. Andiamo a sostituire le luci di fendinebbia che da quelle diciamo originali alogene le andiamo a mettere queste qua di tipo LED che adesso vi faccio vedere. Il sito dove abbiamo acquistato questo kit di luci a LED è questo qua della SL Parts. Per chi già mi segue, già conosce il sito. Ad ogni modo, adesso vi farò vedere un po' tutto. Per prima cosa, apriamo il pacco e vediamo cosa ci è arrivato. Ok, all'interno della confezione ci troviamo una coppia di luci a LED, sia per il fendinebbia di destra che sia quella di sinistra. Con attacco H11, vedete? Poi in più abbiamo un piccolo manuale di istruzione per il montaggio. Tutto in italiano. Chi già mi segue, il sito è questo qua della SL Parts. Basta andare su Google, scrivere SL Parts. Ecco qua, è il primo della ricerca. Andiamo qui e entriamo nel sito. Io, come vi dicevo, questo kit qua è per Audi A4 8K e quindi andiamo in seleziona la tua auto. Andiamo in Audi e andiamo sul rispettivo modello della mia macchina. In queste cose parliamo di un Audi A4, una B8. Andiamo in kit full LED, dove troviamo sia le luci per gli anabbaglianti a LED, sia le luci per gli abbaglianti sempre a LED, e sia per i fendinebbia sempre a LED. Andiamo su LED, fendinebbia, andiamo su pre-restyling perché il modello mio è questo qua. Ci clicchiamo sopra e ci dà le varie versioni di queste luci qua. Il mio, nello specifico, è questo qua, questo kit che sta giusto in mezzo. Ci clicchiamo sopra. In più, una volta selezionata la luce, all'interno troviamo anche le foto di comparazione tra la luce originale e quella che andiamo ad adattare. Poi sotto troviamo la descrizione dell'articolo con tutte, il tipo di connettore, la temperatura della lampadina, la durata, si è cambus e tutte queste cose qua che comunque sono molto importanti. La spedizione arriva in un giorno lavorativo, basta. Quindi devo andare su, aggiungi carrello, andiamo a procedere il pagamento. Una volta registratosi e scelto quello che si vuole comprare, basta andare qui e fare acquista. Prima però di fare acquista vi consiglio di andare sul codice promozionale, scrivete ANTIMOVAG, che sarebbe un codice promozionale, avete un ulteriore sconto al prezzo totale di acquisto. Ad ogni modo, la stessa cosa vale anche sulle altre macchine, qualsiasi macchina che avete, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Ford. In più, potete anche sceglierlo per la moto, per la vostra moto. O anche poi avete qua la selezione per prodotti, per kit a LED, Xenon e così via. Ok, detto ciò, andiamo giù, vi faccio vedere come si monta e come si installa il tutto. Venite con me. Eccoci qua ragazzi. Allora, per il montaggio del kit a LED per i fendinebbia dobbiamo andare a smontare sia la griglia di sinistra che questa qua di destra. Per quanto riguarda lo smontaggio di queste due griglie, basta tirarle verso di voi, sia la sinistra che la destra, e si sganciano. Una volta sganciate andiamo lì a smontare il fendinebbia. E adesso vi faccio vedere come si fa. Ecco qua, basta andare a prendere. Io ho questo qua in nodo apro, quindi ci metto le mani dentro, altrimenti la tirate. Sganciate sia il lato di sopra e sia il lato di sotto. Ecco qua, e così la tirate via. Una volta poi tolta la griglia, ci andiamo a smontare, a sfilare due perni, uno che è sotto qua e uno che è sopra qua, così che tiriamo via il fendinebbia. Adesso vi faccio vedere come. Ecco qui, in questo caso le viti che bisogna svitare, una è questa qua e una è questa sopra qua. Ci dobbiamo organizzare con un chiavino Torx,
misura T25. Quindi andiamo a svitare una vite, eh? E così anche l'altra qua sopra qua. Una volta fatto ciò, il fendine è pronto e andiamo a sostituire la lampada originale, che io già la cambiai, con quest'altra qua del kit. Ci apriamo il kit e ci prendiamo la lampada. Ci smontiamo la lampada che ci stava già e ci andiamo a rimontare questa qua. Il montaggio è molto semplice, l'attacco è unico, non può essere diversamente. Dobbiamo andarlo a montare così come è nel disegno e nella sua forma. Mettiamo così e la incastriamo. Facciamo fare il suo scatto, il suo alloggio e ci rimontiamo. La cosa che vi consiglio è prima di montare, semmai lo pulite un po', quello che adesso io farò. Ecco qua, è inutile dirvi che va pulito solo esternamente e non internamente. Quindi andiamo a prendere la nostra lampadina, troviamo l'innesto, mezzo giro, ok. Una volta fatto ciò, ricolleghiamo nuovamente il cablaggio, ok, e riandiamo a montare il fendinebbia. Riposizioniamo prima una vite. E poi mettiamo un'altra. Serriamo le due vite. Ok, l'installazione è fatta. Adesso proviamo se il collegamento è stato fatto bene e iniziamo a provare ad accendere il fendinebbia. Questo è l'effetto del faretto acceso. Poi ad ogni modo lo faccio anche di notte. Ok, adesso passiamo all'installazione dell'altro faretto, che sarebbe questo qua di qua. Una volta installato la luce all'interno del faretto, installato tutto il faretto, non ci resta altro che andare a riposizionare nuovamente la griglia, in questo modo qua, e ecco qua, agganciarla nei suoi ganci, sia quei due che stanno qua, sia quelli sotto e sia quelli sopra. Ok, ragazzi. Adesso passiamo all'altro fendinebbia. Ecco qua. Come sull'altro lato, anche da quest'altra parte, andiamo piano piano a sganciare da tutti i ganci e togliamo la griglia. Una volta tolta la griglia, ci andiamo nuovamente a smontare le viti per andare a togliere il faretto. Ecco qua, tolto il faretto, ci togliamo il cablaggio vecchio. Ok. Ci smontiamo la vecchia lampadina. E anche qui puliamo un po' il faretto. Andiamo. Ecco qua, una volta pulito, prendiamo l'altra lampadina. Nuovamente con lo stesso montaggio, vedete che c'è una differenza tra queste due rette di sopra e queste qua di sotto, e questa qua è molto più larga, queste qua di sotto, e anche sul supporto della lampadina avete uno e due più piccolini e quello di sotto è più largo, quindi non vi potete sbagliare nel montaggio. Una volta poi inserito in tutto, vedete che si alloggia da solo, mezzo giro. Ok, e l'installazione è stata fatta. Andiamo a prendere nuovamente il connettore e ce lo installiamo. Ecco qua.
Fatto lo scatto, ci mettiamo il faretto all'interno. E ci vendiamo le due viti. E una. E due. Ok, una volta fatto tutto questo, una volta serrati poi le due viti e il fendinebbia al suo posto, prendiamo nuovamente la griglia e la riposiziono nuovamente nella sua sede. L'agganciamo in tutti i suoi ganci e questo è il lavoro finito. Adesso proviamo ad accendere e vediamo se anche questo qua funziona perfettamente. E questo qua è il lavoro finito. Adesso lo accendo con le luci accese. Ok ragazzi, questo qua è l'effetto di mattina. Stasera vi farò un breve video e vi farò vedere l'effetto di sera. Ok? A tra poco. Ragazzi, questo è l'effetto di notte in assenza di luce. Ragazzi, e per oggi è tutto. Come sempre, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete i miei video. Ok ragazzi? Ciao ragazzi, al prossimo video.